Amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Il fumetto che presenterò questa sera è l'inedito di Agosto, sempre più a rischio. In copertina c'è Eva Kent e dietro c'è Marta. La storia inizia con Diabolik ed Eva che hanno progettato un colpo a casa di un malavitoso, un certo Luciano Cross, che sotto la copertura di Export Import ha accumulato molti diamanti e questo è l'obiettivo di Diabolik. Non possono entrare in questa villa perché è piena di allarmi, molto sofisticati. Allora vanno a casa della cameriera di questo malavitoso, fingendosi poliziotti, dicono che lei deve fingersi ammalata e al suo posto andrà una cugina. E questa cugina è Eva Kent. Quindi si mette un abbigliamento formale e poi prende un gioiello, un ciondolo. Non è di grande valore, però gli piace molto e indossa questo ciondolo e si presenta a casa del signor Cross. Però gli fa ricordare anche a Diabolik come hanno recuperato questo ciondolo. Mentre facevano un colpo a casa del signor Merrill, lui si era svegliato prima del previsto e quindi Diabolik era stato costretto ad ucciderlo. Viene presentato a casa di questo malavitoso. E lui dice: vieni avanti signorina, le presento anche una mia collaboratrice, è Creta Benesson, eccola qua. E questa collaboratrice riconosce questo ciondolo perché lei è la figlia del signor Merrill che è stato ucciso da Diabolik, ma non lo dice a Cross perché lei ha un piano tutto particolare per vendicarsi. Allora che cosa fa? Dice a Cross che un boss rivale gli vuole rubare i diamanti. Quindi i diamanti vengono messi dentro a dei container, cioè in una valigetta dentro a un container, è circondata da altri 8 container e sopra altri 9 container. Quindi è un po' difficile recuperarli. Eva queste mosse le vede e le trasmette a Diabolik. Quindi una volta saputo dove stanno i diamanti, Diabolik dice: Eva, allora non è più caso che tu stai ancora in quella casa. Facciamo rientrare la cameriera e tu te ne torni al rifugio. Quindi, sempre vestiti da poliziotto, liberano la cameriera e la cameriera dice: sto bene, quindi posso riprendere il lavoro. Diabolik, mentre sta facendo il colpo, Eva Kent gli deve coprire le spalle, infatti in copertina si vede. C'è un fucile con un grosso cannocchiale che lei deve inquadrare Diabolik e deve vedere se eventuali guardie scoprono Diabolik. Ma purtroppo Eva Kent sviene. Qua si vede mentre la scena che sta inquadrando tutto. All'improvviso non si sente bene, Eva Kent sviene. A questo punto Diabolik viene scoperto perché non è stato avvisato da Eva. Ma riesce a scappare. Va nel posto dove stava appostata Eva e la trova a terra. La prende e la porta al rifugio. Dagli analisi risulta che lei è stata avvelenata. È stata avvelenata usando un veleno mortale, la tragodossina. È un veleno che usano in una base militare. Diabolik sospetta che sia stato Luciano Cross ad avvelenare Eva e allora si vuole vendicare. Va in un ospedale e rapisce questa dottoressa Marta, perché lei ha lavorato in una base militare, quindi è una delle persone più adatte per poter salvare Eva. Quindi Diabolik va nella villa di Luciano Cross e uccide tutte le sue guardie del corpo. All'improvviso entra in scena Creta, la figlia di Merrill, e sparando colpisce Cross e lo uccide e ferisce anche Diabolik. Diabolik sta a terra e lei dice adesso ti finisco perché io sono la figlia di Merrill. A questo punto Diabolik è stato colpito, ma aveva un corsetto antiproiettile, quindi con il pugnale uccide Creta e ritorna al rifugio.
La storia finisce con Diabolik che dice: "Vi sono grato, dottoressa. So che non è stata la paura di ciò che potevo farvi a spingervi ad aiutarla. Infatti è così", risponde la dottoressa. "Non riesco a restare indifferente davanti a una persona che soffre. Non importa cosa abbia fatto, non avrei mai potuto rifiutarmi di aiutarla. Me ne ricorderò, ve lo assicuro. E tu dormi serena, amore mio, l'incubo è finito." Quindi questo titolo è molto appropriato con Sempre più a rischio, perché veramente la vita di Eva Kent e di Diabolik sono sempre a rischio continuo. Ma l'importante è che Eva sta guarendo e la storia finisce con queste parole della dottoressa. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete un like, fate pure i vostri commenti e a risentirci al prossimo video. Ciao a tutti da Nicola Corvino. Ciao.